Nel settembre del 2013, rispondendo ad una chiamata di una serie di associazioni dell'Aquila coordinate da Confotografia, ho aderito ad un progetto di documentazione del territorio colpito dal sisma nel 2009. Il progetto era quello di andare oltre la memoria del dolore per recuperare il rapporto con la natura, che è ciò che vedo più vicino al concetto di verità. Praticamente, per seguire questa idea, ho camminato sulla linea della distruzione dal suo epicentro sino al centro dell'Aquila. Il lavoro è diventato così tante cose: una sequenza fotografica, una mostra itinerante, una pièce teatrale, ma soprattutto un libro d'autore che ha trovato subito spazio in una collezione privata. Mi sembrava riduttivo, rispetto al carattere democratico della fotografia, isolare il lavoro in una gabbia. E così, in accordo con il collezionista, abbiamo deciso di riprodurre e arricchire il libro d'autore per permettere a più persone di fruire del lavoro. E questo è il vero e unico motivo del progetto che stiamo presentando.